Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi presentazione di un nuovo lancio. Come vi ho detto anche varie volte già su Instagram, questo è sicuramente il lancio più lungo sulla quale ho lavorato insieme a Cosmify. Infatti è più di un anno e mezzo, quasi da quando sono entrata nel team, che stiamo lavorando a questi prodotti. C'è stato un lungo lavoro sia per la ricerca delle colorazioni, perché io sono molto pignola, quindi volevo che fossero come me le ero poi immaginate, e anche per quanto riguarda le texture, perché comunque creare degli eyeliner metallizzati con colori così particolari è veramente difficile, quindi ci abbiamo speso un po' e vi dirò anche qual è stato il più difficile da realizzare. Vi ho pubblicato diversi spoiler su Instagram in questi giorni e tantissimi hanno indovinato, altri meno. Non vedo l'ora di farvi vedere il pack perché c'è una storia lunghissima dietro. Avevo la testa piena di idee, soprattutto appunto su questo tema che mi è particolarmente a cuore. Così tanti soggetti tra cui scegliere che mi sono detta: oh mio Dio, posso fare qualsiasi cosa, posso scegliere qualsiasi nome, qualsiasi colore. Alla fine ho preso la direzione che mi indicava il mio cuore. Come tantissimi di voi avevano ipotizzato, questo lancio è ispirato a Game of Thrones, una delle mie serie TV preferite. Infatti sapete che il mio marchio distintivo un po' in questa collaborazione con Cosmify è il pack e il fatto che ogni volta scelga un tema diverso. E appunto questa volta mi sono buttata su Game of Thrones. Poi mi sono messa a pensare quale nome migliore, se non questo. In realtà è stato quasi il primo che mi è venuto in mente e è da lì che poi è partito tutto. Perché non fare degli eyeliner metallizzati e chiamarli Metaliner, ispirati poi ai vari metalupi degli Stark? Ragazzi, cioè, genio, me lo dico da sola. Ho adorato quest'idea. Ovviamente penso in commercio ci siano già altri eyeliner che si chiamano Metaliner, ma non penso che nessuno gli abbia attribuito questo significato. Quindi mi do la pacca sulla spalla da sola, perché veramente lo adoro, adoro tutto dall'inizio alla fine. Infatti non a caso oggi la mia maglietta è proprio in onore di questo. Ho creato quindi ben 6 colorazioni, ognuno ispirato a un diverso metalupo. Diciamo che ho voluto ricreare e dare quindi il nome a ogni eyeliner in base al colore che mi ispirava. Alcuni ho preso il colore degli occhi, altri il colore del manto. Insomma, diciamo che c'è un bel miscuglio, mi piacciono tantissimo e spero di poter continuare a sfornare eyeliner colorati metallizzati, perché secondo me sono uno di quei prodotti che potete utilizzare in tantissimi modi. Detto ciò, vi faccio vedere il pack, perché c'è una chicca speciale per chi si intende di Game of Thrones. Ho voluto mantenere un pack molto lineare per il packaging secondario, infatti è nero opaco con la scritta Metaliner appunto metallizzata argentata. Qui poi ci sono tutte le specifiche del prodotto, quindi il PAO, codice a barre, grammatura. In questo caso abbiamo 5 ml di prodotto per un PAO di 6 mesi. Mi raccomando, c'è scritto anche sulla confezione: agitate prima di utilizzare ogni colorazione, perché in base al pigmento c'è quello più pesante, quello più leggero, quindi shakerate in modo da emulsionare bene il tutto. Troviamo poi il lato con gli ingredienti. Una delle cose che ci tenevo particolarmente ad inserire, che trovate infatti sull'ultimo lato della confezione, se volete poi anche tenerla da collezione, è una delle mie frasi preferite di tutta la serie. Mi piace tantissimo anche il font che ho scelto. E dice appunto: quando la neve cade e i venti gelidi soffiano, il lupo solitario muore e il branco sopravvive. Incitamento anche per prenderli tutti, così non si sentiranno da soli. No, a parte gli scherzi, è una delle frasi che appunto mi piaceva di più, e inserirla mi faceva sentire il tutto più completo. Spero che piaccia anche a voi questa chicca. Detto ciò, adesso vi mostro, prima di farvi vedere tutte le varie colorazioni, anche un altro dettaglio che ho voluto inserire per facilitare anche poi quando li troverete negli OVS, nei negozi, e capire quale colorazione state appunto vedendo. Ho voluto inserire su ogni confezione questo bollino del colore dell'eyeliner, quindi piccolo spoiler per le varie colorazioni. Il prezzo lo avrete letto in sovraimpressione di ciascun pezzo. E adesso vi faccio vedere, passiamo alle varie colorazioni. Ovviamente tutti i nomi sono originali, infatti alcuni vi risulteranno magari diversi rispetto al doppiaggio italiano. Infatti il primo si chiama Shaggy Dog, che sarebbe cagnaccio, che è il metalupo del più piccolo degli Stark, Rickon. Questo qui doveva essere
ha assolutamente una colorazione scura, ovviamente, dato il colore anche del Metal Loop in questione. Ci tenevo però a non creare il classico nero, quindi mi sono detta: cosa posso fare? Grigio antracite, qualcosa di un po' più scuro. Alla fine è uscito questo colore molto molto bello. Tra l'altro, con l'occasione vi faccio vedere anche il pack vero e proprio del prodotto, che è un'altra piccola chicca sulla quale abbiamo lavorato un po'. Per i meno appassionati, anche qui potrà sembrare un pack decorativo così, però c'è una storia dietro. Allora, prima di tutto, il pack l'ho voluto fare ovviamente metallico per riprendere il tema. Spero si veda che, vedete, è molto specchiato. C'è riportato appunto il nome, sempre Metaliner, il mio logo, e sui lati troviamo questi dettagli, spero si possano notare bene, che abbiamo ripreso tramite un artwork che ho visto su Google. Infatti, mentre cercavo l'ispirazione per il design, il concept del pack, ho trovato questo disegno e mi è sembrato perfetto, perché non è troppo incisivo per il tema, perché magari non piace a tutti Game of Thrones, lo so, però magari vogliono poi acquistare il prodotto. Però per chi ha un occhio attento sicuramente noterà e apprezzerà. Infatti sono le foglie dell'albero diga. Il pennellino che ho voluto scegliere mi piace da morire, sono innamorata degli eyeliner che hanno questo scovolino. Non mi piaceva mettere un applicatore a penna perché non si possono fare, secondo almeno il mio punto di vista, la mia manualità, eyeliner troppo grafici. Invece se avete uno scovolino di questo tipo, e quindi ha le setole e l'asticella lunga, vedete, che poi non è assolutamente scomoda, anzi riuscite bene a fare le vostre forme senza perdere la mano ferma, e quindi appunto ho voluto mettere questo scovolino con le setole. E voglio farvi vedere anche la scrivenza di questi prodotti, cercando di andare più dritta possibile. Ecco, ho fatto un casino. Comunque sono iperpigmentati e molto metallici. Questo qui infatti è il primo colore, come vedete è un grigio metallizzato, quindi risulta molto bello quando colpito dalla luce e un po' più scuro quando non lo è. Hanno un tempo di asciugatura che varia da 1-2 minuti, fate strati sottili perché gli eyeliner metallici altrimenti risultano troppo doppi. Quindi questo appunto è il primo colore, che è Shaggy Dog, che, se devo essere onesta, è quello che ho utilizzato di più nell'uso quotidiano di tutti i giorni, perché è uno di quei colori portabili ma particolari. Vado con la seconda colorazione, che è anche quella che è riportata sulla mia maglia, che non poteva che essere Nymeria. È il metalupo di Aria, che è la mia preferita, forse il mio personaggio preferito di tutti, ed è anche, contro ogni previsione, il mio colore preferito tra quelli più particolari. Perché non mi è mai capitato in tutti questi anni di make-up di vedere una colorazione del genere. Ve la swatcho off camera, ma sto facendo semplicemente uno strato per farvi vedere il colore. Infatti lei non poteva che essere un color ruggine. Guardate che bello, mi fa veramente impazzire. Se andate poi sul sito, che trovate linkato qua sotto, trovate le foto swatch di ogni eyeliner, così da vedere bene il colore, perché mi accorgo che qua con queste luci vengono leggermente sfalsati, ma vi posso assicurare che nelle foto si vedono perfetti. Magari ve le metto anche qua nel video. Terzo colore, Summer, che nel doppiaggio italiano viene appunto chiamata estate, ed è il metalupo di Bran. È la colorazione che mi vedete indossare oggi ed è assolutamente un'altra delle mie preferite, perché ha una punta di verde molto particolare. Non saprei descrivervela, è quasi un verde alga con appunto l'effetto metallizzato, diventa un po' più chiaro. La cosa che adoro di questi eyeliner è che sono pigmentati già da subito, non serve appunto a ripassarlo più volte. Questo qui è il colore swatchato, come vedete intanto gli altri si asciugano, e una volta asciutti tutti poi vi faccio vedere anche un'altra particolarità. Tra l'altro non vi faccio vedere quante prove abbiamo fatto in un anno e mezzo, perché potete tranquillamente immaginare, soprattutto appunto del prossimo colore che sto per mostrarvi, che è stato il più complicato, quando poi potrebbe sembrare il più facile, che è il numero 4, Ghost. Ovviamente dovevo creare Ghost, cioè Spettro, il metalupo di John, e ovviamente dovevo farlo bianco, dato che è l'unico metalupo albino. Guarda caso va tantissimo di moda dopo il video di Rain on Me, quindi favola. Allora, questa è stata la colorazione più complicata dal punto di vista della formula e della texture, perché il bianco è un pigmento che tende ad assorbire molto liquido, è quasi gessoso,
quindi a volte tendeva a screpolarsi, eccetera. Quindi lo troverete soprattutto nei primi utilizzi uno dei colori un po' più liquidi, però vi posso assicurare che poi il risultato è molto più performante una volta che si va a seccare. E come vedete abbiamo raggiunto un grado di bianco estremamente pigmentato. Poi passiamo al numero 5, Grey Wind, cioè vento grigio. Ho un piccolo vuoto, se in italiano viene effettivamente tradotto in vento grigio. Non lo so, me lo farete sapere qua sotto nei commenti. Non mi sono accertata di questa cosa prima di fare il video, perfetto. Quindi niente, aspetto i vostri feedback. Comunque è il Metalupo di Rob. Anche qui è un colore particolare perché volevo ricreare il colore degli occhi di questo Metalupo che è giallo. Però alla fine mi sono detta perché fermarci su un giallo? Quindi mi ero spostata su un oro. Però poi era troppo oro, era un oro troppo già visto, quindi ho detto no, ho bisogno di qualcosa di più particolare. E abbiamo creato questa tonalità che mi fa volare altissimo. Eccolo qua, è veramente stupendo. Anche qui, questo, se lo mettete su una pelle scura, ragazzi, non ve lo devo dire io, vi fate dei viaggi astrali pazzeschi, spezzate e via, cioè potete veramente fare la qualunque. Piccolo PS che non sapevo se fare o meno, perché quando si danno delle restrizioni a una tipologia di prodotto magari viene visto un po' così, però io ci tengo a far performare il mio prodotto nel migliore dei modi. Essendo che all'interno sono contenuti degli oli, non consiglio l'applicazione su una palpebra nuda, quindi senza aver applicato, come ho fatto io, uno strato di primer fissato con un po' di cipria. Piccole accortezze, perché altrimenti con il sebo della pelle, con la durata delle ore, potrebbe sgretolarsi oppure andarsi a togliere, essendo che ci va a finire sopra un olio, perché il sebo alla fine è un olio. E niente, ci tenevo a fare questa piccola precisazione, poi lo ripeterò anche più e più volte perché ci tengo che poi non mi veniate a dire magari no, non è durato, eccetera, eccetera, perché la durata è pazzesca, perfetta, super performante se avete queste piccole accortezze, ripeto. Ultima colorazione, chi manca? Assolutamente Sansa. Infatti il suo è lo 06 Lady. Mi è venuto in mente di fare un argento, però anche qui stessa cosa dell'oro. Non volevo fare un argento troppo normale, infatti di questo abbiamo fatto tantissime prove. Avevamo l'argento più grigio, più spento, l'argento più bianco, l'argento più celestino. Alla fine ho detto facciamo una via di mezzo anche qua. Quindi ne è uscito fuori un colore molto molto bello. Infatti è un argento ovviamente freddo e leggermente tendente al celestino. Io vado veramente pazza. Vi ripeto, le vedete bene 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 sul sito che trovate qua sotto. Adesso aspetto che si asciughino tutti e poi vi faccio vedere una cosa un po' particolare che appunto ho scoperto testandoli. Vi zoomo per farvi vedere cosa intendevo con questo piccolo trucchetto, diciamo. Una volta che sono completamente asciutti, se andate a sfregare il dito, come vedete, escono fuori tutti i riflessi del pigmento e questo succede su tutte le colorazioni. Guardate, così vi faccio vedere anche bene i riflessi di ognuno. È una cosa particolare, un po' come vi ricordate quando hanno creato quei rossetti che si sono sfregate le labbra, ecco. E quindi queste sono appunto le colorazioni. Detto ciò, ragazzi, io come sempre spero vi sia piaciuta come uscita. Vi ripeto, ci abbiamo lavorato veramente tanto. Voglio ringraziare anche in particolar modo la mia amica Giulia che mi ha supportata e supportata, come si dice sempre, nella realizzazione del mini video che trovate su Instagram. Perché io assolutamente non sarei in grado di fare tutte quelle cose. Ci abbiamo messo un'eternità. Una giornata per 20 secondi di video, per dire. Non vedo l'ora, come sempre, di vederlo nelle vostre mani, di vederlo indossato. Scrivetemi qua sotto nei commenti quale colorazione vi piace di più oppure quale avete preso. Se volete taggatemi poi nei vostri ordini su Instagram o appunto quando lo provate o vi arrivo a casa, così riesco a ripostarvi. Detto ciò, vi lascio appunto tutti i link qua sotto per l'acquisto. Lasciate un bel pollice se l'idea vi è piaciuta e noi ci vediamo presto con altri video. Ciao!